informazione e intrattenimento. E ogni gruppo ha analizzato le idee che gli erano state assegnate ed è riuscito a estrapolare quelle idee che secondo loro, appunto secondo noi, avrebbero potuto effettivamente funzionare. E stiamo imparando a essere imprenditori, nello specifico il mio gruppo e io stiamo lavorando in un'idea, donazioni molto raggiungibili in cui possono veramente cambiare o dare il suo apporto al mondo. Penso che comunque rappresentare gli IAD con un singolo personaggino sia riduttivo in quanto è formato da più persone. Chiaro. Riempi la texture di personalità che diventano un unico grande concetto. Abbiamo realizzato un logo che potesse rappresentare la fusione di Tomorrow e IAD. Abbiamo scelto di rappresentare tutti noi insieme che creiamo questa fusione. Quindi abbiamo sociologia, provenienza Madrid, un corso online, semiotica da Cagliari online, storia del cinema, Barcellona. Wonder why it don't move. Allora dobbiamo fare un punto su tre cose. La prima in assoluto è capire coi cazzilli dove la manto. Ciao. E dobbiamo impaginarli e poi te li facciamo vedere, siamo andati un po' avanti. Questa è la genesi del nostro cazzillo che ancora si chiama così. Molto carino. È un lavoro fatto veramente in modo totale, cioè che non è one to one o one to all, ma è circolarità, un circolo vero. Le nostre amiche art stanno preparando il nostro logo animato con la musica che servirà da effetto per cambiare tra una slide e l'altra. Noi abbiamo creato il CPF, che è il Cosper Feedback. Il Cosper Feedback vogliamo che diventi un modello standard utilizzato a livello globale affinché si crei una relazione vera tra mittente e ricevente. Uno dei primi consigli è non bruciatevi l'idea in apertura, voi avete già detto che cosa volete fare, invece portate chi vi ascolta a capire perché state proponendo un cambiamento. Far interagire il mondo politico tramite lo strumento internet, quindi online. Abbiamo preso questi due interlocutori, gli abbiamo dato uno spazio condiviso. I discorsi che potete fare possono essere molto più produttivi di quanto non siano ad oggi. Voi state proponendo un modello di co-working. Ma siete voi i primi che dite, io voglio questo tipo di co-working, perché sono io che sono questa generazione qui che vuole questo tipo di politica. Possiamo andare? Possiamo scappare, io non posso. Cosa vuol dire personalizzazione? Lo studente può personalizzare il suo percorso di studi, un ibrido, una figura che ha una competenza trasversale. Raccontate come fosse la lezioncina, che io odio tra altre cose, quando in realtà dovete dire, noi siamo quelli che capiscono esattamente quali sono i problemi oggi. Cioè, come se siccome talmente siete dentro, siamo qua, che date per scontato che gli altri devono sapere. Meno male che ci sono questi momenti, perché sennò l'errore più grande è quello là. Volevo riprendere sia quello del 2006, dire che Robinson nel 2006 ha detto che la scuola uccide la creatività. Nel 2010 è tornato e ha voluto esasperare questo concetto dicendo che i modelli educativi nel mondo non coincidono con i modelli lavorativi. Se un settantenne dice queste cose, e lo dice da 6 anni in effetti, noi che siamo studenti, che viviamo da 18 anni la stessa realtà, noi ci rivediamo tantissimo in quello nelle sue parole, noi abbiamo voluto trovare una soluzione, che è l'offerta formativa. Ci sta, va bene? Oh yes! Struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately, in a pipe, she flies to the motherland or sells love to another man.